Milly Carlucci, non c'è rivalità con Maria Filippi, le aziende mettono contro i programmi. Milly Carlucci nega la rivalità con Maria De Filippi, conduttrice di Amici il cui serale. Il sabato sera, sfida su Rai 1 il cantante mascherato. In un'intervista rilasciata a Superguida TV, la conduttrice Rai spende parole di stima nei confronti della collega. Di recente, Milly era stata tra i volti noti che hanno partecipato ai funerali di Maurizio Costanzo. Un'attestazione pubblica di affetto. Carlucci racconta per la prima volta di avere sentito la collega anche in privato dopo la dolorosa scomparsa del giornalista. Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio. Non c'è nessuna rivalità, ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità. Io stimo molto Maria De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. È una grandissima professionista. Il cantante mascherato ha perso la sfida contro il serale di Amici per due sabato consecutivi. Un risultato che Carlucci sostiene di avere previsto, pur specificando che la sua missione al momento, consisterebbe nel riabituare il pubblico a un certo tipo di trasmissioni. Stiamo in marcia per cercare di riportare il pubblico al sabato sera di Rai 1. Bisogna tener conto che il gradimento del pubblico cambia. Era dal 2019 che mancava un programma di intrattenimento organico. Causa Covid. L'onere, oltre che l'onore, è quello di ricominciare ad occupare uno spazio che era rimasto vacante. La conduttrice commenta la collocazione al sabato sera del cantante mascherato. Una fascia notoriamente differente da quella del venerdì, lo spostamento di un programma destabilizza le abitudini del pubblico ed è sempre difficile gestirlo. L'azienda però ci ha chiesto di tornare ad occupare il sabato sera e noi ci siamo assunti questo rischio ben sapendo che si tratta di un'operazione complessa e difficile. Non si può pretendere di avere risultati immediati, ma ci vogliono tempo e pazienza. Siamo tutti consapevoli che la gloria non possa essere immediata. In passato sono state fatte delle operazioni simili in cui al sabato sera sono però andate in onda finali di programmi già ben rodati e con un pubblico affezionato.